Continuiamo il nostro cammino di avvento facendoci aiutare dalla preghiera di Colletta, che questa domenica recita così. Dio della gioia, che fai fiorire il deserto, sostieni con la forza creatrice del tuo amore il nostro cammino sulla via santa preparata dai profeti, perché maturando nella fede testimoniamo con la vita la carità di Cristo. Questa terza domenica di Avvento, la preghiera di Colletta ce la indica già con la prima caratteristica e con la fondamentale caratteristica di questa stessa domenica, che è la gioia. È la domenica Gaudete, ci presenta un Dio della gioia. Il nostro Dio non è un Dio della tristezza, è un Dio della gioia. E ci dona gioia. L'essere cristiani è l'essere in questa gioia. Ma subito noi sentiamo un'obiezione che è rappresentata da tutte le fatiche che ci portiamo, le fatiche della vita. E allora la Colletta ci dice che fai fiorire il deserto. La Colletta fa eco alla prima lettura del profeta Isaia che ci indica di rallegrarci e indica proprio al deserto e alla terra arida di gioire. È come se Isaia dicesse: proprio tu che vivi nelle situazioni di fatica, di delusione, di sofferenza, rallegrati, perché puoi fare esperienza di un Dio che ti viene incontro e si prende cura di te. Subito sentiamo anche la fatica di accogliere questa buona notizia, perché pensiamo che Dio debba far fronte ai nostri desideri, Dio debba accogliere i nostri desideri per essere il Dio della gioia. E in realtà è l'obiezione che aveva anche Giovanni Battista. Giovanni Battista, che aspettava un Dio glorioso, un Dio forte, un Dio potente, che potesse liberarlo finalmente dalle fatiche, e invece vede che questo Dio in Gesù mangia con i peccatori e le prostitute, si rivela come un Dio completamente diverso. Allora possiamo dire che la buona notizia di questa domenica è che Dio accoglie i nostri dubbi, entra nei nostri dubbi e si rivela come il Dio della gioia. Proprio in quelle fatiche, proprio in quelle sofferenze, proprio in quelle difficoltà, Dio si fa presente come Padre e si prende cura di noi. Certo, se ci aspettiamo un Dio che ci risolva i nostri problemi, aspettiamo in vano. Allora possiamo chiederci: chi sto aspettando? Quale volto di Dio sto aspettando? Perché quello che mi attende è il Dio della gioia. Buona domenica della gioia a tutti.